Autostandard promuove l'operazione quattro ruote per quattro zampe. La concessionaria DR di Torino e di Moncalieri Autostandard contribuisce alla produzione televisiva di Quattro Zampe in TV, Video Adozioni, la trasmissione che da 10 anni presenta i cani in adozione dai canili in tutta Italia. Autostandard, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Autostandard. Nuova trasmissione al sole di Cervasca, un benvenuto a Mara, ciao, bentornata. Ciao ragazzi, ciao Francesco. E apriamo con una copertina, tra virgolette, particolare. Polar non vede e ho vostro ospite da un anno, trovato sul territorio in condizioni disperate e adesso tu stai pensando all'adozione per lui. Guarda, io potessi me ne portare, gli sfigati me li porterei tutti a casa, solo che avendone 15 un altro sarebbe difficile da gestire, soprattutto nelle sue condizioni. Lui è un cane che necessita di una figura di riferimento, che sia un po' presente, anche perché appunto la sua disabilità lo rende un po' particolare. Non vede. Esatto, non vede, sentire sente, però logicamente il non vedere lo rende un po' più diffidente verso il mondo. È un cane che abbiamo comunque fatto sterilizzare perché, non conoscendo la sua storia e non sapendo di preciso se potesse avere o meno problemi di salute, l'abbiamo comunque sistemato in tutto. Era pieno di zecche, anemico, cioè era veramente in brutte condizioni. Adesso, come potete vedere, si è ripreso completamente, quindi una famiglia che magari decida di dargli la possibilità di far la pensione a casa potrebbe non essere una brutta idea per noi. Non morde, perché io ho chiesto proprio a Mara carattere come niente, ringhiotta, e pensate che lui ragiona con il naso, ascolta con il naso, ci sente, quindi abbiamo qualche possibilità. Beh, e questo è il modo che vi posso proporre per dare una mano al rifugio, è questa, affiancare il rifugio portando a spasso, come vedrete dopo con i volontari, però facendo magari tra virgolette un'opera di bene. Un grazie enorme a chi ha aiutato, in questo caso con adozioni straordinarie, vai con la lista. Allora, la coppia che scoppia, Beth e Skoll, anche se con adozioni diverse, in posti diversi, però sono andate tutte e due a casa, quindi dopo diverso tempo qui in canile finalmente hanno trovato la felicità. Lara, vabbè, era un'adozione semplice e scontata, era una forza della natura, è andata a casa anche lei. Masha, dopo quasi 5 anni di canile, finalmente è andata a casa, e anche Draco, il rubacuori maremmano dagli occhi verdi, anche lui finalmente ha trovato le persone giuste che lo hanno saputo amare e capire. Bene, metà degli ospiti presentati hanno trovato adozione, l'altra metà purtroppo sono qui ancora alle nostre spalle. Noi ci impegniamo a presentarveli, perché la nostra trasmissione è un po' come questo prato, tra il canile e le vostre case, siamo a metà. Dobbiamo far percorrere questo miglio, mezzo miglio, green carpet, come volete voi, per far raggiungere la vostra casa. Partiamo con la rassegna con i volontari. Non vediamo l'ora. Dai. Bene, partiamo con la sfilata, direi. Donatella, bentornata. King ha le orecchie, eccole lì, vengono su e giù. Alza e abbassa i flap. Allora, lui è King, è un cagnolotto di taglia medio contenuta, ha circa 3 anni, è recuperato sul territorio. La sua storia, come tante altre, non è bella, perché era di proprietà, non aveva il microchip, quando si sono stufati l'hanno abbandonato. Abbiamo identificato i proprietari, sono stati identificati, sono stati anche processati per abbandono. Lui però, ahimè, è finito in canile, adesso cerca ovviamente la famiglia giusta. Ha qualche difficoltà inizialmente a relazionarsi con le persone, perché ha subito l'abbandono e non sempre si fida di primo acchitto, ha bisogno di conoscere un po' le persone, però una volta che si fida è dolcissimo e tra l'altro un gran giocherellone, viveva con 2 gatti e un bambino, quindi un cane proprio da famiglia.
Bene, ora un benvenuto a Luisa che sul green carpet ci presenta Kenya. Kenya è una, io simpaticamente la chiamo la babbiona perché è una vecchietta, però è dolcissima, un po' timida inizialmente, è sempre stata in canile, lei adesso quest'anno farà 14 anni e l'hanno trovata cucciolina ed ha vissuto in un canile del sud fino a 2 anni fa, adesso 2 anni che è qua con noi, quindi direi che l'età per poter andare a casa e farsi la pensione l'ha superata abbondantemente, è in ottima salute, non ha problemi, non ha malattie, è ancora molto arzilla nonostante l'età e quindi diciamo che potrebbe essere il cane adatto per una famiglia o una persona non particolarmente giovane che vuole solo qualcuno che faccia compagnia. Un cane da compagnia in fondo. Il classico cane da compagnia, magari anche un po' da divano. E adesso un benvenuto ad Emanuele, giovane volontario fondamentale, colonne importantissime per dare libertà provvisoria e poi definitiva a cani come Steel. Sì, esatto, grazie a lui ovviamente, a tutti quelli che ci aiutano. Vi presentiamo Steel, recuperato qua sul territorio, cane di campagna, tenuto a catena. Quando l'abbiamo trovato era più pesante la catena di lui, anche se mangia come un cavallo, fa fatica a prendere peso perché si agita molto nel box, non gli piace stare rinchiuso, quindi speriamo in un'adozione presto che gli dia la possibilità di correre e di rilassarsi. È un cane dolcissimo, avendo il pelo chiaro, la pelle chiara, ha un po', soffre un po' di dermatite da escoriazione del sole sul naso, che però non riusciamo a sistemargli perché si lecca via la crema e gli piace tanto la crema solare, non riusciamo a fargliela stare, quindi speriamo che anche questo in una famiglia, avendo più tempo da dedicargli, riescano a sistemare. Però è un cane molto dolce, va d'accordo con le femmine, un po' titubante all'inizio per il guinzaglio perché gli ricordava la catena, ma adesso con una pettorina va tranquillamente ed è molto buono. Ieri randaggio, possiamo dire che oggi le cose vadano meglio. Sì, perlomeno ha un tetto sopra la testa, il pasto è assicurato e le coccole anche. Nome Bjorn. Bjorn, l'abbiamo chiamato Bjorn, trovato senza microchip, nessuno l'ha reclamato, adesso è qua che cerca casa. Un cagnolino di taglia contenuta, dolcissimo e molto socievole con le persone, è pieno di vita, va d'accordo con le femmine, con i maschietti, l'abbiamo fatto sterilizzare, però ancora non è del tutto convinto. Non facile tenerlo fermo per le riprese, però. No, come tutti i cani taglia un po' più piccolo, è un concentrato di energia e lui per star fermo non piace, quindi persone dinamiche, casa con giardino, adozione il più breve tempo possibile. Donato, io direi più boxer che pitbull, passatemela. Ma chi lo sa, lì la genetica è sempre difficile, diciamo che la tegratura da boxer, il musetto un po' più corto e squadrato da pitbull, potrebbe essere un bellissimo mix delle due razze. È sicuramente un cane dolcissimo, estremamente vigoroso, molto energico, di una dolcezza infinita con le persone, con i suoi simili va a simpatia, ma come ci vado a simpatia anch'io, quindi non è un problema. Ha bisogno appunto di adozione, ha 7 anni, anche lui è vissuto sempre in canile, non è mai uscito, tra l'altro in un box piccolissimo di un sanitario, adesso qua ha già trovato parte della libertà, ma vogliamo dargli di più. Quindi fatevi a cazzotti, vi aspettiamo, lui è qui che vi aspetta. Nicole, una vera modella direi. Sì, come tutte le donne ama essere guardata e farsi vedere. Bellissimo questo muso nero sul fondo bianco. Sì, anche lei è bellissima tutta, un carattere dolcissimo, va d'accordissimo con tutti, maschi, femmine, addirittura con i gatti, lo sappiamo perché purtroppo è stata portata indietro dopo 2 anni di adozione e quindi ha dovuto ripartire tutto da capo, ha dovuto fare i conti con l'abbandono, ma nonostante questo ha mantenuto un carattere solare e giocoso, quindi fatevi avanti, è un cane già educato, già abituato, che ha solo bisogno di dare amore e affetto. Trovata in provincia di Cuneo, Nilan, io preferisco il nome la traduzione ametista, mi piace di più, comunque Nilan, cerca casa dolcissima. Dolcissima, inizialmente un po' diffidente perché ha viaggiato comunque 1 mese sul territorio prima di essere recuperata, quindi ha preso un po' la diffidenza del cane un po' inselvatichito, è stata allontanata da diverse persone, diversi contadini perché si avvicinava troppo ai loro terreni, adesso invece ha imparato cosa vuol dire essere coccolata ed è migliorata tanto. È molto giovane, ha circa 1 anno, l'abbiamo già fatta sterilizzare perché avevamo il dubbio che potesse essere incinta e ha bisogno di andare a casa. È una cagnolotta molto rustica, molto ruspante, non è uno di quei cani che hanno bisogno di troppe attenzioni, solo tanto tanto amore.
Il suo nome è Harley, da un lato è chiaro, dall'altro è lo scuro, però l'insieme è strepitoso. Eh sì, il chiaro scuro è proprio sempre il più bello, poi il bianco e nero, il black and white. Lui è un cane trovato sul territorio, probabilmente era di qualche pastore, come usanza in certi posti d'Italia, soprattutto al sud da cui arriva, gli hanno tagliato le orecchie per evitare che si impigliasse nelle sterpaglie, poi essendo però troppo cucciolone, troppo giocherellone, non andava bene per il lavoro del pastore, allora l'hanno abbandonato. Adesso diciamo che cerca la famiglia che si sappia innamorare di tutta questa tuttezza, perché è tanta roba però è anche tanto buono, è di una dolcezza infinita, ha voglia di giocare, ha voglia di essere coccolato, non vuole lavorare, deve essere il classico mantenuto, un bamboccione. Beh, ha già dato, credo. Sì, ha già dato, direi che adesso è arrivato il momento per il meritato riposo e per dare lui anche qualcosa alla famiglia. In conclusione, un altro cane trovato sul territorio, il suo nome è Kael, il veterinario ha stabilito che la magrezza è dovuta allo stress e per di più? Purtroppo è epilettico, sta prendendo i medicinali, crisi epilettiche non ne ha più avute, sono sotto controllo, però purtroppo dovrebbe stare in un ambiente molto più tranquillo e sereno e ahimè, per quanto noi gli vogliamo bene e ci prendiamo cura di lui, il canile non è un ambiente sereno, cani che abbaiano, gente che va e viene, lui ha bisogno invece di trovare un posto tranquillo dove poter essere rilassato, quindi togliersi lo stress che lo fa dimagrire, iniziare ovviamente a metabolizzare meglio quello che mangia e evitare appunto di incorrere in ulteriori crisi. E a questo punto avrebbe la precedenza e noi gliela diamo per proporsi in adozione, come però tutti gli amici che vedete alle nostre spalle dietro quelle sbarre che avete visto in trasmissione e che vedrete nelle prossime. A questo punto, Mara, non mi resta che ringraziare Davide, Donatella e volontari vari perché sono giovani e ci sono. Sì, e li ringraziamo sempre tantissimo perché grazie a loro riusciamo intanto a occuparci al meglio di tutti i cani, perché ci aiutano a farli uscire, anche a insegnarli a passeggiare, a interagire con le persone in modo che poi possano essere pronti per andare a casa. Ma più che altro ci danno una mano proprio a livello emotivo anche nel proporre i cani in adozione. Noi tutto questo da soli non potremmo farlo. Sicuramente. A questo punto grazie a te e alla tua mamma e alla prossima. Non vediamo l'ora. Bene, ci rivediamo tra poco, arrivederci, buona adozione a tutti e rivediamo i nostri amici. Dono un grazie di cuore ai sostenitori nazionali del nostro programma, Codecrai Ovest, Deutsche Bank Easy nelle sedi di Milano, Torino, Cuneo, Autostandard, concessionaria DR e Evo di Torino, AIAV, Associazione Italiana Agenti di Viaggio, la Gelleria Ciaudano di Chieri e Monte Carlo, l'Automobile Club Torino che ci pubblica su acitorino.it.